Sì. Cosa deve fare? Uno perde il lavoro, la speranza, la casa e non c'è un futuro, cosa fa? Prende un fucile e spara, è normale. Questa è una rivoluzione di un popolo contro i ladri che ci hanno amministrato e contro gli interessi privati. E allora il popolo siciliano e italiano deve scegliere a scendere in campo per ridare la dignità sia alla politica che ai popoli. Fermamole più su, fermamole là, là dove c'è lo spazio. Sì, io sono un commerciante e ho dei prodotti e non riesco a vendere perché non entra il cliente a spendere soldi, io non posso fare ordini alla committenza. La committenza non può chiamare agli trasportatori per trasportare le merci. È una cosa a catena. La tratta da Catania a Milano o a Bergamo a Bologna ci vogliono andate e ritorno 3.000 euro. Quando li dobbiamo fare pagare noi a questi signori per mettere il prodotto nei supermercati? Il 59,5% di tasse non si può pagare più, adesso che l'IVA è al 21%, perché vogliono portare l'IVA al 23%. Quindi le tasse saliranno al 61%. Gli impiegati in Germania comprano la macchina e possono scaricare, vanno al bar e scaricano, comprano abbigliamento e scaricano, comprano mobili. Questo in Italia non succede. Io 200 euro di gasolio, 350 euro d'autostrada, 250 euro di traghetto, 700 euro di autista. Basta, non c'è nulla. Questo per arrivare dove? A Milano. A Milano. A Milano da? Da Catania. Da Catania. E quanto prendete? I soldi che si incassano 3.000 euro. Quindi sostanzialmente non guadagnate nulla. 500 euro di perdita ogni camion ci sono. Minimo. Assicurazione, bollo, le tasse. Poi tutto. L'assicurazione, le ruote, le spese, non è che siamo con questo. Non capite, questo costa 200.000 euro, non riusciamo né a pagare né una rata né meno di 1.000 euro al mese. Non guadagniamo nemmeno 10 euro al giorno per poter mangiare. Per fare 3 km e mezzo 250 euro. Dove? A Messina. Prendi il biglietto e traghetto. Da Messina a Villa San Giovanni quanto costa? 250 euro. Il passaggio? Il passaggio. Sono bracciante agricolo perché lavoro la mia azienda con le mie mani. Bravo. Per me, e perché me l'ha dato mio papà. Sono coltivatore diretto per l'INPS perché gli devo dare i 3.000 euro perché sennò mi danno le ipoteche. E un'altra cosa, se mi infortuno in campagna e non ho pagato l'INPS, io non ho diritto neanche di fare la domanda sull'infortuno, perché dice prima devi pagare i soldi all'INPS e poi puoi fare la domanda. Dice hai 2 anni di tempo e terzo per l'Unione Europea sono imprenditore agricolo. Ora, visto che questa politica non sa come fare, perché Roma non la chiama, Bruxelles non gli risponde al telefono, che se ne vadano tutti a casa, a noi non ci servono. No, vi dovete andare a cercare il lavoro, perché io sono un produttore e stiamo morendo di fame. Abbiamo 10 centesimi di costi per produrre un capolino e invece arrivano dall'Egitto già di vendita nei mercati a 16 centesimi compreso di imballaggio. È inverosimile, quando noi abbiamo 10 centesimi di spese solo in campagna, 4 centesimi di imballaggio, 4 centesimi di trasporto e già ce ne andiamo a 18 centesimi. I carciofi, 2 euro. Come mai a nord i nostri carciofi sono a 10 euro? Il 99% degli agricoltori non possono chiedere un finanziamento. Tutti, qua non c'è una persona che non è ipotecata. Sì, io ce l'ho ipotecata l'azienda. Ah, lei ha ipotecato l'azienda? Sì, certo, della serie. Perché è stato ipotecato? Perché mio padre, dicono loro, che mio padre si trova un debito con l'INPS. Suo padre era contestato di 18.000 euro. Di 18.000 euro. Adesso... con le spese e tutti gli interessi raddoppiano, siamo a 36. E poi tra l'altro hanno ipotecato quel terreno che vale... 170.000 euro, 160.000 euro, sì. Oh. Ma essendo ipotecato, è ipotecato tutto il terreno, non è che è solo ipotecato quel pezzo che loro gli serve, perché la particella è unica, no? Equitalia mette le mani in tutti i posti, cioè dice libertà, ma quale libertà? Poi io non è che dico le tasse non bisogna pagarle, le tasse bisogna pagarle, ma quelle giuste, non quelle per mantenere il lusso ai politici e morire noi di fame.